Ciao a tutti! Panico! Sta finendo l'anno! Ma come? No, manca ancora un mese, dai, su via! Io quando vedo questo End of the Year Book Tag, che è un tipo di tag che anche a me piace molto perché fa tirare un po' le somme, che saltano fuori a settembre, a ottobre, io dico, eh? Con anche in concomitanza i calendari dell'avvento spacchettati dalle beauty guru a fine agosto, io dico, fermi tutti! Che panico succede? Cioè, a parte che sto 2021 sta correndo come non mai, sta già finito in un lampo, non mi sono neanche accorto, e soprattutto Natale inizia sempre presto, sempre più presto, ma questa cosa mi rende contento in realtà. Bene, allora, a questo punto arrivo anch'io a fare i bilanci dell'anno, anche se poi i veri bilanci li faremo più avanti con i Fuma Awards, li state aspettando, dove decreterò il meglio e il peggio di libri, musica, film e chissà quanto altro ancora. Ecco, oggi però faremo l'End of the Year Book Tag, perché anch'io devo unirmi in tutto questo e raccontarvi un po' che cosa mi aspetto, che cosa ho letto e queste altre cose. È un book tag molto simpatico, scattante, e invito anche voi a farlo magari. Se non avete un canale YouTube, fatelo anche voi nei commenti, così leggo le vostre risposte e divento Freccicariello. Ma iniziamo subito. La prima domanda riguarda il decretare il libro top di questo mese. Allora, nel momento in cui sto registrando, quindi non so se sarà ancora questo mese o il successivo, siamo a novembre, quindi magari voi dal futuro siete a dicembre, ok? Questo è il Matteo del passato, quindi devo nominare il libro top di novembre. E il libro top di novembre per me è stato questo. Trilogia della città di K di Agota Christoph, un libro lancinante, splendido. In realtà è una mega raccoltona di tre romanzi, che fortunatamente in Italia è uscita intera, ma in realtà in Ungheria, paese d'origine dell'autrice, è stato pubblicato in tre volumi separati a distanza di anni. Per carità, anche così si può, cioè nelle intenzioni iniziali dell'autrice era proprio quello l'obiettivo della lettura, ma i tre romanzi sono talmente interconnessi ed è così difficile scinderli, perché comunque tutto trova senso partendo dal primo e diventa una mega storia che pare iniziare con la vita disagiata di questi due ragazzini in un periodo di guerra imprecisato, che vivono da questa nonna che li sfrutta e li tratta male, per arrivare poi a una mega riflessione sulla linea sottile tra fiction e realtà, tra immaginazione e vita vissuta con tutti i traumi che ne conseguono. È un libro veramente denso, oscuro, e a me ha sorpreso tantissimo, perché io l'ho letto aspettandomi il capolavoro, diciamo, all'inizio, e ne stavo diventando un po' deluso, perché tutti parlavano di un libro estremamente crudo, dark, però la prima parte, Il grande quaderno, io l'ho letto e ho detto, bah, non lo so, cioè mi aspettavo molto di più, ma più vai avanti e più dai veramente un senso a tutto ciò che hai letto, diventa un universo multisfaccettato che vi ho raccontato nella recensione apposita, e mi ha sconvolto perché è veramente un signor libro questo, che merita veramente di essere letto per scoprirne tutto il potere, tutta la forza, quindi non può che essere lui e sicuramente entra nella mia top 10 dei libri dell'anno. Poi, ci sono dei libri che hai iniziato quest'anno e che vorresti finire? Allora, non mi capita, nel senso che a me capita di iniziare dei libri che poi non finisco perché non è il momento, non è il mood, non è giusto, non me la sento, eccetera. Però non mi sento in colpa e non mi forzo a doverli finire. Mal che vada, quando sento che è il momento, li riprendo da capo e li leggo. Faccio finta che non sia mai successo che io li abbia provati a leggere, li rinizio da capo, sostanzialmente. Se devo proprio dire un libro, però nomino questo libro, che in realtà non ho iniziato a leggere quest'anno, ma già da qualche anno fa, ma perché è semplicemente un libro che si legge a spizzichi e bocconi, dove secondo me non ha senso farsi la tirata.
Cioè, te la puoi fare se sei estremamente coinvolto, ma è un libro che va scoperto pian piano ed è bello così. E il libro in questione è Un weekend postmoderno di Pier Vittorio Tondelli. Un libro bellissimo questo, è una raccolta di articoli, di saggi, di riflessioni che il grande autore Tondelli ha raccolto, ha scritto durante la sua vita a proposito degli anni Ottanta. Quindi è una mega cartografia degli anni Ottanta italiani, ma non solo, dividendosi tra musica, società, cultura, spettacolo, politica. È bellissimo. Però va letto spizzichi e bocconi, perché per la stessa natura del libro, va letto pian pianino. Ecco, quindi io sto continuando a leggerlo, ma si va proprio pian piano, piano piano, senza correre. Ecco, se devo nominare un libro è questo. C'è un libro autunnale che ti porta verso l'inverno? O comunque il libro che hai scelto per avvicinarti all'inverno e arrivare alla fine dell'anno? Sì, ed è il libro più autunnale e invernale che si possa scegliere. Un classico. Un bel classico da leggere con la tisana, sotto le copertine. Ecco, e ho scelto uno dei classici più famosi di sempre, ovvero Orgoglio e Pregiudizio. È tra l'altro, è proprio tra i libri che voglio leggere questo mese, anche solo per dedicare un fumaclassico, perché Fumaclassici senza Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen è un po' spiazzante, effettivamente me ne rendo conto, quindi ci vuole una riscoperta di questo libro e me lo leggerò volentieri, lasciandomi cullare dalla scrittura della Jane, sostanzialmente. Questo è il mio libro autunno-inverno, diciamo. Ma quali sono invece gli altri tre libri che vuoi leggere prima della fine dell'anno? Ecco, allora, siamo in vena di classici. Un classico che mi piacerebbe leggere oltre alla Jane questo mese è Tre uomini in barca, per non parlare del cane, di Jerome K. Jerome. È un libro considerato un capolavoro dello humor, della letteratura umoristica. In questo caso parliamo di humor inglese, molto sottile, molto raffinato, che va un po' interpretato a denti stretti, no? È un libro che vorrei leggere perché mi è sempre stato raccontato come un libro pazzo, divertentissimo e allo stesso tempo estremamente curioso. Quindi questo è uno. Poi, assolutamente, sempre un po' mood classico, anche se è un libro contemporaneo questo in realtà, però mi rimanda ad atmosfere d'altri tempi, è Lanterne Rosse di Su Tong, che voglio leggere perché ce l'ho da troppo tempo in libreria, non l'ho mai letto, e io adoro tantissimo il film di Zhang Yimou, e quindi, e anche Su Tong come autore mi piace, e di lui ho letto Cipria, e mi era piaciuto parecchio, e quindi perché non tornare dall'autore, considerando che non leggo da tanto letteratura cinese, e quindi questo può essere il must perfetto che mi accompagni appunto durante questa fine dell'anno. Quindi questo adorato. Da ultimo, un libro un po' più complicato. È un libro che tantissimi di voi ameranno e anch'io avrei voluto leggerlo prima. Il problema è che non l'ho mai letto, nonostante lo avessi in libreria, perché questo libro lo associo a miei ricordi spiacevoli, ok? Non c'è una simbologia da decifrare, semplicemente mi ricordo il contesto in cui è stato comprato questo libro, mi ricordo più o meno, cioè, ma proprio questioni mie personali legate proprio all'acquisto del libro, che mi ricordano un periodo preciso. Quindi per questo motivo non l'ho mai letto, perché mi rievocava delle cose brutte. Però alla fine sono scivolata addosso, quindi ho detto perché privarsi di un libro che mi ha sempre incuriosito solamente per queste motivazioni sciocche. E allora un libro che mi piacerebbe leggere entro la fine dell'anno è La Porta di Magda Szabó. Quindi autrice ungherese di cui avrei iniziato a leggere altro prima della Porta, però la Porta è quello che mi ha sempre chiamato di più e ripeto, è inutile farsi travolgere da memorie del passato evitando di leggere bella letteratura, secondo me è sbagliatissimo, quindi affronterò questo libro e so che mi piacerà tra l'altro. Poi, ho saltato una domanda, c'è una nuova uscita che aspetti?
Allora, in realtà penso che ormai i giochi siano fatti, non è che escano così tanti libri a dicembre, è novembre il mese tosto, però diciamo che posso dirvi quello che mi due libri che aspetto, uno per curiosità che è il nuovo della Sally Rooney, che sì esiste in inglese ma dato che so che è in Audi lo tradurrà in italiano me lo aspetto l'anno prossimo senza problemi, e l'altro che voglio leggere in realtà al più presto, anche se ahimè esce ad aprile, io quello l'avrei letto in inglese invece, però maledetto l'autore che fa già lo spoiler per un libro che esce ad aprile, ah, oh, che nervoso, e io devo aspettare cosa facevi prima non dirmelo, è quello nuovo di Ocean Vuong, Time is a Mother, che in realtà è una raccolta poetica se non ho capito male, quindi sarà anche bello leggerlo in lingua originale in quel caso, e quindi io lo aspetto, il problema è che esce da aprile. Poi tra l'altro ho visto su Facebook che Falcinelli ha annunciato di aver curato un mega libro che racchiude tutti i manifesti del design, il graphic design, eppure quello esce ad aprile, maledizione, anche quelli li voglio, anche quello lo voglio, quindi questi sono i libri che aspetto al momento. Poi c'è un libro che potrebbe scioccarti e diventare il tuo libro preferito dell'anno, tra quelli da leggere, non lo so. Non lo so, non... cerco di non farmi troppe aspettative. Cerco di non farmi troppe aspettative. Perché, boh, che ne so, magari... no, tra questi... Forse, sapete che forse La Porta della Szabo, sempre tra quelli che devo leggere? Quello è pericoloso, eh. Potrebbe veramente sconvolgermi. Potrebbe diventare il libro preferito dell'anno, però ormai, ripeto, i giochi sono fatti. Mi lascio sorprendere eventualmente. E chissà, chissà. Poi, hai già iniziato a fare dei piani per l'anno prossimo di lettura, quanti libri leggere? No, mi lascio travolgere. Chi lo sa l'anno prossimo come sarò messo con le letture, in che mood sarò? No, no, io mi lascio trascinare, non organizzo niente, perché organizzarsi il tempo libero non ha senso secondo me, e quindi la lettura deve essere un piacere, io mi lascio travolgere e chiamare dai libri sempre, quindi nessun programma. Ragazzi, e detto ciò io ho finito, fatemi sapere se questo book tag vi è piaciuto, che cosa avreste risposto voi, vi sono piaciute le mie risposte? Ditemelo, però ovviamente come la penso io, ecco, io mi sento più friccicariello oggi, non so perché, forse perché c'è Manila che mi dorme davanti così tutta carina, chi lo sa, in ogni caso io ho finito, vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!